Bene amici, oggi parliamo di un argomento secondo me molto attuale, molto interessante: auto chilometro zero, usate, ricondizionate, riqualificate da acquistare online. E sì, perché è un periodo storico un po' di transizione per le macchine che costano sempre di più. Non a caso io stamattina ho fatto un post su Instagram anche un po' provocatorio, ho postato questa vettura dicendo che tra un po' ovviamente sarà sul mercato dell'usato e chiedendo: ma voi online la comprereste? Ci sono stati un sacco di commenti, 118, e un sacco di spunti di riflessione. Allora niente, assume anche un senso questa collaborazione che sto facendo con Brumbrum, che è un sito web dove si possono andare ad acquistare auto usate a chilometro zero, proprio riqualificate e ricondizionate. Il sito è molto semplice, si possono andare a vedere le macchine che ci sono disponibili, ovviamente filtrare per marca, modello, eccetera eccetera eccetera. Si ha una vista a 360 gradi della vettura, a porte chiuse, a porte aperte, si possono guardare anche gli interni, ma sono gli interni reali questi, perché ho sgamato che hanno fatto la foto con una camera, vedete lì, a 360 gradi, quindi è proprio la macchina che è in vendita. C'è ovviamente una scheda tecnica con chilometri, con data di immatricolazione, tutti questi dati, però devo dire che è fatta molto bene, perché oltre a questi dati, vedete qua, del 2015, 79.000 chilometri, c'è anche una sorta di scheda, di un certificato della vettura. Volevo farvelo proprio vedere, eccolo qua, che vi dice quanti proprietari sono stati, è stato fatto manutenzione regolare, tagliando, c'è il libretto, tutto in regola, test drive, se c'è stata qualche problematica in una mini prova che hanno fatto, probabilmente se la centralina dà degli errori, sicurezza, ma soprattutto usura di pastiglie freni, qua le abbiamo leggermente usurate, e anche lo spessore del battistrada. Qua per esempio c'è un battistrada che ha ancora 8 mm disponibili, e poi ci sono comunque altre informazioni relative alla carrozzeria. Insomma, sembra tutto bello, ma voi sapete che quando io faccio una collaborazione mi piace toccare con mano, e allora mi sono auto invitato a Reggio Emilia, dove hanno un capannone di ricondizionamento e di riqualificazione. Non mi tocca che andare e cercare di scroccare anche un pranzo, perché a Reggio Emilia dicono che si mangi molto bene. Dai, andiamo a vedere la sede di Brumbrum. E in un clic siamo nei 50.000 metri quadrati di brumbrum.it. E siamo con Francesco, che è l'ideatore. Sono il cofondatore e l'amministratore delegato. Allora, prima di tutto complimenti, perché io ho già fatto un giro ed è una figata questa cosa. Grazie. Perché pensavo voi faceste banalmente intermediazioni, invece no, vi intestate le macchine, le comprate, le ricondizionate e poi le rivendete. Corretto, esattamente. Qui siamo così, nella logistica dove arrivano le vetture. Allora, là da quella bisarca, esatto. Giusto? Ok, scarica le macchine e mi fai vedere il processo? Certo, è uno stabilimento molto grande, quindi dobbiamo correre un po'. Camminiamo, non esatto. C'è problema. Nel frattempo ti chiedo una cosa: le vetture le comprate proprio, cioè sono intestate a voi? Sì, la transazione dal punto di vista anche formale, quindi attraverso il PRA, il pubblico registro automobilistico, avviene da noi, che siamo la parte cedente, ai consumatori, che sono i nostri clienti. Quindi, diciamo, vi assumete un rischio, non fate da terza parte. No, assolutamente no. L'altra domanda che volevo farti è: io privato non posso vendervi l'auto, visto sul sito? No, noi lavoriamo per soddisfare il bisogno di acquisto delle macchine. Ok. In generale indirizziamo le persone che vogliono dismettere la loro auto verso canali commerciali di altro genere. Okay. Lavoriamo sulla vendita. Quali sono le vostre fonti? Da dove arrivano le macchine? Noi lavoriamo solo con, diciamo, multinazionali di tre tipi, che sono le case madri per prime, direi poi i noleggiatori di breve e di lungo periodo. La ragione di questa scelta è che noi vogliamo acquisire i dati della macchina dall'inizio della sua storia, quindi vogliamo sapere tutti gli eventi, come sono stati tracciati nei sistemi informativi del nostro partner di manutenzione, ordinaria, non ordinaria, crash, incidenti. Perché i privati potrebbero fare i furbetti, magari nascondervi qualcosa. Diciamo che quantomeno questa ricchezza informativa, mentre è patrimonio di una multinazionale, è raramente rintracciabile, sicuramente nella clientela privata, ed è il motivo per cui non riteniamo auto da privati, e anche nel caso dei dealer è una cosa molto molto rara. Grazie. Vedo qua la prima stazione, raccontamela. Allora, questa è la parte più importante dal mio punto di vista del processo. Quindi quando arriva una vettura, bisarca, si scarica e arriva qua. Arriva qua. Qui c'è una stazione che noi chiamiamo di car check. Car check vuol dire che facciamo una
una perizia molto 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 accurata che copre il 100% degli aspetti tecnici e anche amministrativi di una macchina. Vediamo se ho studiato bene, scusami, perché vedo che lui sta facendo un'operazione importante. Questo mi hanno spiegato prima che è uno strumento che va a misurare lo spessore della verniciatura. Esatto. E voi da questo dato riuscite a capire se è stato riverniciato o meno il pezzo. Questi numeri che vediamo sulla carrozzeria sono lo spessore in micron della vernice tra l'esterno e il metallo. E questa ci dice che questo è l'originale di fabbrica, vedi, sono tra 150 e 140 micron. Lì c'è un segno tondo. Qui c'è un segno perché credo che ci sia, è fatto, c'è un piccolo bollo. Ah, ok. C'è un piccolo bollo che è una piccola ammaccatura. Questa è una cosa che io faccio così, comunque non è stato riverniciato, perché lo spessore è quello originale. Il primo problema è trovarsi di fronte alla macchina che ha avuto un sinistro, a volte purtroppo capita. Sinistro, diciamo, dal punto di vista estetico non cambia la funzionalità e la sicurezza di una macchina. Però se tu hai una riparazione che è stata fatta male e quindi da qualcuno che ha voluto risparmiare sulla manodopera per ribattere la lamiera o ha voluto risparmiare sulla lamiera per non cambiare il pezzo, tu ti trovi un'affiancata con degli spessori di 6, 700, 800 micron che sono stucco su stucco e sono macchine che poi non sopportano il tempo, no? Quindi la vernice si sfoglia, cade e risulta da lì. Qua siamo davanti a una vettura che riconosciamo come, diciamo, riverniciata nella fiancata, perché vedete 447, esatto. 340 e vedo una macchina che sta uscendo con targa prova, perché le prove sono anche dinamiche. Esatto, una parte essenziale del nostro car check è la prova su strada, a condizioni di, diciamo, velocità diverse, su tracciati diversi, abbiamo qua di fianco l'autostrada, la tangenziale. Questo ci consente di provare sospensioni, stabilità di guida, frenata e cose del genere, che sono fenomeni, diciamo, fondamentali per poi poter giudicare sulla qualità del mezzo. Quando vi trovate davanti a una situazione di questo tipo, quindi fiancata rifatta, cosa fate? Ma allora, nella più parte dei casi, diciamo, è necessario fare un approfondimento sulla qualità della riparazione. Parliamo ovviamente di un prodotto che è una macchina usata, quindi il fatto che sia stata riverniciata non necessariamente pregiudica la qualità del veicolo. È sicuramente però anche si è acceso un piccolo semaforo giallo e quindi tipicamente la prima cosa da fare adesso la macchina è chiusa per sicurezza è andare a vedere le condizioni del telaio e capire se è stata una riverniciatura in natura estetica perché ha preso una botta eccetera oppure è stato un urto, una collisione telaio, e a quel punto se c'è un problema di natura più ampia. Questa serve a misurare in maniera, diciamo, scientifica, qual è lo strumento che noi usiamo, il livello di se vogliamo conformità del sistema delle sospensioni l'auto. Questa è una cosa molto importante perché, diciamo, parte dei controlli meccanici sono delegati agli strumenti di misura che sono inoppugnabili, sulla base dei quali noi poi andiamo a certificare in maniera, diciamo, misurabile la qualità dell'auto. Ho visto che in quella stazione voi compilate anche una scheda, che è una scheda comunque oserei dire 2.0, da maniaco della tecnologia. Ho visto che mettete dentro un sacco di dati, ma fa anche qualcosa quest'app. Esatto, allora questa adesso qui provo. Nel frattempo vediamo che loro stanno controllando anche sotto. Prova ad accenderti lo strumento. Ti manca l'impronta digitale giusta? Mi manca l'impronta digitale. Me lo sblocchi? Se ce la fai? Grazie, eccola qua. Ok, ci siamo. Questo è il nostro sistema. Vedi, la possiamo inquadrare? Certo. Ok. Questa è la fase di car check, qua siamo a Reggio Emilia, questa è la sottofase dell'applicativo che riguarda il test drive di questa macchina che viene in serie 3, sì, è lei. La targa è quella che corrisponde alla macchina, sulla quale abbiamo tutta una serie di item, verifica a livello acqua e raffreddamento con diverse, diciamo, possibilità, certo. Quindi se l'acqua è trasparente vuol dire che il circuito di raffreddamento non ha avuto impurità, il che vuol dire che tutto va bene. Più l'acqua è grigia, più l'operatore qua dice grigia seleziona. O super trasparente, acqua, tergicristalli, olio motore. Ok, prima mi raccontavano che quest'app, quando c'è qualcosa che non va, ordina automaticamente i pezzi di ricambio. Esattamente, quindi il meccanico o i meccanici del team di test drive guardano tutta la parte di carrozzeria, il test drive come hai visto, la meccanica tra cui gli organi di trasmissioni e alla fine sostanzialmente tirano le somme e per ogni veicolo ordinano quella che è la lista dei componenti necessari per il ripristino dell'auto, che siano componenti, se vogliamo, di manutenzione ordinaria, per cui il cambio dell'olio, il cambio dei filtri aria e carburante, le pastiglie dei freni e quant'altro, o interventi di manutenzione straordinaria perché bisogna cambiare un pezzo. Qui fate tagliando, cambio olio, esatto. Sono questi ponti. Noi facciamo qui
tutta la tagliandistica come da prescrizione casa madre, più gli interventi eventuali di ripristino di manutenzione non ordinaria di tipo meccanico. Però prima, lì, durante il giro, mi hanno fatto vedere che fanno delle magie con la carrozzeria e anche con gli interni. Esattamente. Ok, trovato il bollo, settate le luci per vederlo meglio, vai! Dimostrami come la ripari. Che tra l'altro qua vi racconto io una curiosità, questi fori che ci sono un po' in tutte le parti della carrozzeria, io pensavo fossero fori di alleggerimento, in realtà mi hanno raccontato che sono fori fatti apposta per questo lavoro, cioè per tirar assolutamente. Su assolutamente. Ovviamente questo qua, essendo un cofano in alluminio, è molto difficile da lavorare. Se tu vedi, è più flessibile. Sì, non ha la memoria come una lamiera normale. Cioè, se tu vedi, io addirittura riproduco la buccia della vernice. Ah, sì, sì, sì. Così non si vede. Beh, ma già adesso io non vedo più niente. Non so se voi riuscite a vedere qualcosa, ma. Il 99% è andato via. Oh, complimenti, bravissimo. Facciamo così. Poi devo fare una foto con te per... Ma volentieri! No, poi tu mi dai il tuo numero di telefono, quindi la prossima grandinata ti chiamo. Senti, Igor, mettiamoci a posto. Assolutamente, con... abito a Milano anch'io. Grandissimo! Faccio il pendolare. Ciao, arrivi. E Mikhail si... Ciao. L'ho pronunciato giusto? Sì, giusto. Ok, perfetto. Grazie. Si occupa del ricondizionamento degli interni. Classica bruciatura di sigaretta. Qua mi diceva che ce n'erano tre, mi ha sfidato a trovare gli altri due fori che lui ha riparato. Impossibile. Ma come fai? Devo dirlo a mio padre che fuma il sigaro e ha il sedile pieno di buchi. Lo manderò allora, da te. Qua. Grazie. Grazie a lei. Francesco, passeggiata davanti ai forni della verniciatura a caldo, perché a volte magari dovete fare delle operazioni un pochino più complicate. Esatto. Stiamo camminando velocemente perché lì dentro c'è una genialata che è esclusiva loro e quindi non possiamo riprenderla. Però vi posso assicurare che è un sistema molto molto ingegnoso per non mettere praticamente quasi mai in le vetture. Esattamente. Quindi voi le spostate tranquillamente. Ho detto fin troppo? Volano. Scusa. Dopo aver controllato ed equilibrato gli pneumatici, vedo che qua c'è un gran bel lavaggio anche del vano motore. Quindi sanificate, lavate tutto. Esattamente. Noi laviamo esclusivamente a vapore, il che ha il vantaggio, diciamo, dell'igiene. Il vapore, diciamo, a temperatura elevata elimina qualunque problema di germi, di odori, di cose, e anche il problema è che non dobbiamo smaltire acqua e quindi rispettiamo l'ambiente, diciamo. Lì ho visto due vetture, una prima e una dopo, ma la domanda è presente quando entri in quelle macchine magari che state noleggiate a lungo termine, il proprietario era un fumatore accanito, esatto, che c'è quell'odore di fumo o aveva un pesante cane, o aveva un cane. Ma riuscite a togliere anche queste problematiche? Riusciamo, sì. Riuscite? Riusciamo, assolutamente sì. Questo è il motore, come appare un motore, quindi, di un'auto che ha... Questa è già, ha già subito tutto il processo di... Questa è pronta a essere fotografata e andare online. Diciamo. Ok, mentre questa era questa una vettura come di solito posto, vi arriva. Tecnicamente a posto, deve essere lavata. Sono lo stesso modello, è un Audi, è una bellissima Audi A3, sono due bellissime Audi A3. L'abbiamo messa qua proprio per farvi vedere il prima e il dopo. No, ma che bello, la vorrei io una stanza così illuminata in maniera uniforme per i miei video. Macchina, Questa è una bella macchina. E oltre agli optional vengono anche, diciamo, ripresi con grande attenzione i difetti, okay, quelli che sono ovviamente, lo possiamo dire alla fine del processo di riparazione, semplicemente di natura estetica, no? Quindi le piccole righe, le piccole sbeccature, ad esempio vedi qua ci sono piccole sbeccature certo, sui cerchioni che vengono, per totale trasparenza e rapporto di fiducia che c'è con i nostri clienti, messi in evidenza. Voi le fotografate lo specifico, esatto, e poi sul sito si trova. Poi vengono, come lo diciamo noi, taggate, nel senso che mettiamo un puntatore sul sito uguale a quelli di Google Maps che punta a quel difetto con un ingrandimento che il cliente può vedere online per andare a vedere esattamente di cosa si tratta. Ma allora, di là tra l'altro ho visto lo studio fotografico 360 che mi piace un sacco, ma questo lo fate perché a volte non ha senso magari andare a sovraccaricare il prezzo di una vettura per magari un difetto estetico minimo. Esattamente. Questo è il discorso. Esattamente. Francesco, quanto mi costa affittare questa location? Qua è fantastico. Adesso ho capito come fate a scattare le foto. Praticamente pedana girevoli, esatto, girevole, tutto automatizzato. Gira di un tot di gradi e scatta le foto in automatico. Esatto, gira esattamente di 10 gradi e facciamo 36 prese con gli sportelli aperti e altre 36 prese con gli sportelli chiusi. Poi componiamo il tutto e costruiamo la macchinina che gira, che vedete sul sito. Quindi quella che si vede sul sito è effettivamente la macchina vera che è in esattamente vendita. La stessa macchina che è in vendita. Io qua sto vedendo delle cose interessanti, a parte le foto della macchina che stanno man mano componendo. Esatto. Prima c'era una schermata con la fotografia di uno spessimetro, perché voi sul
sito, per trasparenza mettete anche questa foto per vedere quanto pneumatico è rimasto. Esattamente, noi per ogni auto e per le gomme davanti e di dietro, che possono avere delle condizioni di usura diverse, misuriamo in millimetri lo spessimetro, che quindi è con lo spessimetro, quindi certifichiamo la vita residua del pneumatico. Come fanno a vedere la foto di un danno, che dettaglio ha in quelle vetture che magari non ha senso riparare? Per esempio è tutto per urti anteriore. E mettete questo per far capire alla gente quanto è, qua sono 2 centimetri. E questa è la scala graduata che noi abbiamo, vedi ci sono un po' di colla, la attacchiamo, è in centimetri. Questo per esempio è un dettaglio, qui non so se si vede dalla tua camera, ma è sotto, cioè è un paraurti inferiore, sì. E quindi è vista strada, diciamo che quindi non andare a cambiare nessuno, un paraurti cambiare quel pezzo diversi centinaia di euro per cambiare una roba che vedi se stai sdraiato sotto la macchina. Chiarissimo. Questo è un altro esempio, chiara apertura di sportello, la battuta. Questa è la maniglia, lo sportello aperto, sbattuto contro un muro. Sì, voglio dire, qua è nemmeno un centimetro, c'è proprio una cosa piccolissima. La cosa importante è che tutte queste foto non solo vengono ovviamente rese disponibili al cliente, ma diventano parte del nostro contratto, cioè entrano nelle condizioni generali di vendita e sono la certificazione della nostra qualità. Ecco una domanda, ma voi quando acquistate un'auto, magari ha dei danni che non vi aspettate, come fate? Questo torniamo alla domanda che mi hai fatto prima su come, perché e da chi compriamo le macchine. Beh, noi abbiamo degli accordi che ci consentono di selezionare all'ingresso. Ah, quindi anche dire no, questa macchina non la voglio. Esatto, quindi ci sono delle circostanze in cui diciamo ci troviamo di fronte a delle problematiche tecniche che non sono compatibili con le nostre politiche di vendita, ad esempio auto sinistrate con dei danni occulti o occultati, che è peggio, in quel caso noi alziamo la mano e diciamo questa non fa per noi. E alle nostre spalle tutte le vetture riqualificate. Esattamente. Ma allora, acquisto online, io ho fatto un post ieri su Instagram e c'erano tantissime domande, ma la maggior parte dei dubbi erano sull'affidabilità di acquistare qualcosa online. Oggi mi hai tolto tanti dubbi perché abbiamo visto che dietro c'è qualcuno, c'è una realtà, c'è un lavoro che mi sembra molto professionale, oltre faccio i complimenti, ma non per piaggeria, ma mi sembra che c'è un bel ambiente di lavoro. Ti ringrazio. Come rispondi a questi dubbi? Cioè effettivamente è lo scoglio più grande, immagino, sì. Conquistarsi la fiducia quando si acquista online. Però mi dicevi prima che c'è anche la possibilità di venire qua quando uno senza la vettura e provarsela, guardarsela. Assolutamente, noi siamo dei commercianti, non siamo una società che fa diciamo triangolazione tra un compratore e un venditore. Le auto sono nostre e in quanto tali, se qualcuno diciamo ha piacere di venirla a provare e vedere, lo cogliamo a braccio. Allora ti metto la prova, questa è una sorpresa, non ero maleducato prima che guardavo il telefono, ma cercavo l'annuncio che ho fatto vedere ieri mattina. È questa 2008 bianca diesel, 79.000 chilometri, è qua, se la volessi provare? Dovrebbe essere da queste parti, andiamo a vedere se la troviamo. E dopo 15 minuti di ricerca l'abbiamo trovata, eccola qua, questa è la 2008 in vetrina. Pronta la vendita, pronta la consegna. Provocazione numero 2, sono cliente tipo, la voglio provare. Facciamo? Ti metti la cintura, mettiamo una targa a prova e ci facciamo portare le chiavi. Perché non sono in macchina, ovviamente, per questione di sicurezza. No, esatto, però insomma ci vuole un attimo, basta aprire un cassetto e lo abbiamo. Allora, altri 5 minuti e abbiamo trovato la chiave. Devo dire, molto efficienti i tuoi ragazzi. Io sono un po' come San Tommaso, mi piace provare le cose e quindi piazzo la telecamera. Scusami, prima ti ho interrotto. Mi stavi raccontando di come riuscite a superare un po' la diffidenza dell'acquisto online di un bene comunque importante, perché si parla di decine di migliaia di euro. Ho visto che avete una garanzia di 3 anni o 100.000 km, ma per esempio anche su questa vettura che ne ha già 79.800? Assolutamente sì, quindi la nostra scommessa è una scommessa, se vogliamo, di modello industriale, è proprio incidere sul mercato grigio e sulla giusta, devo dire, diffidenza dei consumatori nell'acquisto dell'auto usata, innovare dal punto di vista tecnico e innovare dal punto di vista commerciale, il che vuol dire fare investimenti come quello che avete visto di ripristino e di qualità nell'auto usata, e quindi poi associare dei prodotti di garanzia che sono ineguagliati effettivamente sul mercato. Ma è solo garanzia su eventuali guasti? O per esempio ho comprato la vettura, me l'avete consegnata perché voi la consegnate a casa, sì, e sono a Sassari. Certo.
mi si rompe un guasto, un problema, fate anche assistenza stradale, dove la porto se ho un guasto? Allora, in termini generali noi offriamo due, diciamo, servizi. Ma soprattutto, scusa, dove si uno in fondo a destra e poi a sinistra. Ok. È molto grande lo spazio, quindi ci è enorme. Diciamo che c'è un servizio che chiamiamo noi di soccorso stradale, che è attivo ovviamente 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno in Italia e in Europa. Ecco, questa è l'uscita. Okay. Attenzione che è un po' stretta. Vorrei fare il danno adesso, che è perfettamente perfetta. Esatto. E, se vuoi facciamo un giro qua attorno, sì, se prendi sì, a sinistra. Sì, 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 sì. E la seconda cosa è una garanzia effettivamente sui guasti. Nel caso in cui tu abbia un problema, chiami il servizio di assistenza tecnica che noi ti comunichiamo nel momento in cui la macchina ti viene consegnata, e seguendo le indicazioni di questo servizio di assistenza viene indirizzato verso le centri convenzionati che lavorano, diciamo, per Brum Brum e che applicano i nostri criteri di, beh, di qualità. Direi ottimo, diciamo. Molla il volante, vediamo se va dritta. Molla, molla, dovrebbe andare dritta, speriamo. Sì. Mollo? Molla, occhio alle buche. Buche che ci hanno un po' spostato. Beh, ma esatto, la strada purtroppo. La strada è un po' dissestata, però qua proviamo anche le sospensioni. Devo dire, la cosa che mi ha impressionato è salire su una macchina e non sentire l'odore di vecchio. Cioè, no, effettivamente. Questa non cosa prima una nel lavaggio, di magari non te l'ho fatta vedere. Noi usiamo per igienizzare l'interno e eliminare i cattivi odori un sistema all'ozono. Ah. Che sostanzialmente genera un gas di ozono che ovviamente è completamente inerte. Il vostro piazzale lo usate anche per provare fuori strada, perché ci sono dei buchi allucinanti. Perché abbiamo fatto lavori, diciamo, di allacciamento del sistema antincendio. Okay. E quindi il sistema dell'ozono elimina tutti i cattivi odori della tipica auto usata, il fumo o altre cose di questo tipo che sono un po' spiacevoli. Beh, direi che... Ed è l'odore, a volte sì, forse un po' antipatico dell'auto nuova che sentiamo, sì, qua, che però proprio è proprio quella, esatto, quel profumo di auto nuova, e questo mi è piaciuto. Comunque devo fare veramente i complimenti, perché sono arrivato qua un po' prevenuto, pensavo fosse, non so, quei classici intermediari, non so, possiamo fare mille nomi, in realtà c'è veramente dietro una bella azienda, una bella realtà, qualcuno. Quindi siamo in carne e ossa. Io sono molto propenso all'acquisto online. Sull'auto un po' così, però in realtà dopo aver visto la comprerei la mia prossima auto usata online. Ti aspettiamo. Elettriche? Quando le avete? Elettriche ne abbiamo già alcune. Hai visto una, BMW i3? I3, esatto. Abbiamo tantissime ibride. Noi, lavorando molto nel settore dell'usato, arriviamo con un paio d'anni di ritardo rispetto al settore del nuovo, quindi abbiamo già parecchio ibrido. Secondo me l'elettrico tra 2020 e 2021 inizieremo a vedere il primo ritorno dall'immatricolazione dell'auto nuova arriverà anche a noi. Grazie, però devo farti una critica. Dimmi. L'applicazione, il ci sito lavorando. Mobile non è proprio così user friendly. Purtroppo sono più le cose da fare che non le persone che abbiamo. Abbiamo fatto un lavoro di information technology legato alla fabbrica nell'ultimo anno che è stato spaventoso e abbiamo dovuto fare delle scelte, però nel primo quarter del 2020 avremo l'app Brum Brum. Ok, mi sono quasi convinto, perché niente, va bene, sembra veramente come nuova questa 2008, ma mi ha colpito la targa personalizzata. E allora, esatto, nome Brum Brum, da dove ti è nato? Abbiamo fatto, esatto, ricerche di mercato su ricerche di mercato, ma alla fine non ha portato nulla. E niente, l'abbiamo scelto in famiglia con i miei tre bambini, perché è una parola che ti porta immediatamente a pensare auto, e ti porta a pensare auto in maniera positiva, che ispira fiducia e simpatia. Mio figlio, la prima parola che ha detto non è stata né mamma né papà, ma è stato gomma. Giuro, giuro. Ultimissima domanda, perché poi mi vengono mentre parlo: vendita online, i 14 giorni di recesso ci sono? Assolutamente sì, noi operiamo secondo la legge del commercio elettronico in Europa. Ai 14 giorni abbiamo aggiunto un forfait di 1000 km, quindi i nostri clienti possono guidare la macchina per 14 giorni o 1000 km, e nel caso qualcosa non vada, renderla, e noi restituiamo tutta la somma, compreso il passaggio di proprietà. Una curiosità che ho sempre avuto: ma Bartolini viene a prendere anche questa, o bisogna riportarla qua a Reggio Emilia? Allora, dipende dalle condizioni di trasporto. Se il cliente è responsabile del reso fino alla sede dove ha ritirato la macchina. Ok. Ok, come per qualunque altro, diciamo, bene, da lì in poi è a carico nostro. Ok, grazie mille, gentilissimo, mi hai quasi convinto, mi sa che la prossima macchina sarà usata Brum Brum. Grazie, arrivederci.